creduto veramente a questa figura che per noi è molto importante e ci dà speranza di guardare il futuro con occhi diversi. Concediamo che il venerabile servo di Dio, Carlo Acutis Laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, d'ora in poi sia chiamato beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi che secondo le regole stabilite dal diritto il 12 ottobre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Di me, e nel momento in cui è morto, insomma, tutta Milano è rimasta un po' sconvolta, per cui niente, oggi sono qui perché avevo un compagno di nella classe di fianco un santo e non lo sapevo. L'idea che dopo il suo valore sia stato riconosciuto così e che io in quel momento non me ne fossi accorta mi ha sempre fatto molta impressione, per cui siamo venuti qui per questo. Ragazzo semplice, cioè un ragazzo come tutti. Quindi che con semplicità ha vissuto la sua vita di fede, e infatti nessuno quando era vivo l'avrebbe detto, mia moglie compresa, che ce l'aveva nella classe di fianco. Per la sua ordinarietà, no? Per la sua normalità, per la sua semplicità, però in questa semplicità una grandezza, no? Una santità infinita, e quindi di quanto bene questa persona poi nella sua semplicità ha fatto e continuerà a fare. Noi siamo qua da ieri. Siamo già qua da ieri perché noi ci siamo sposati il 4 ottobre. Siamo stati in udienza del Papa e siamo venuti qua ieri. E perché avete scelto di venire qui? Cosa vi ha colpito della storia di questo ragazzo? Noi siamo, noi intanto perché eravamo legati un po' al posto, quindi a San Francesco. E poi per l'esperienza, quindi la testimonianza di vita di questo ragazzo, che ha messo al primo posto la preghiera e quindi il cuore, l'Eucaristia, la sua vita, e quindi questo ci ha colpito. Sono testimonianze forti che secondo me devono essere riportate anche ai giovani, quindi vivere la propria vita con coraggio, prendere la mano la propria vita e farne un capolavoro. Abbiamo creduto veramente a questa figura che per noi è molto importante e ci dà speranza di guardare il futuro con occhi diversi.